La comunità aquilana ha salutato con soddisfazione la nomina a cardinale dell'arcivescovo Giuseppe Petrocchi. Oltre 500 fedeli si sono recati nella Basilica di San Pietro per assistere al concistoro presieduto da Papa Francesco. Al nuovo cardinale è stato assegnato il titolo di San Giovanni Battista dei Fiorentini. A Cipriano de mano Petri, et nobis dilectione principis apostolorum, dilectione in tua era ecclesia in roborari. Ad honorem Dei Onnipotentis, ex Santorum Apostolorum Petri e Pauli, tibi comitimus titulum Santi Ioannis Battisti Florentinorum, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. È un segno d'attenzione per l'Agra. Ogni attestato d'amore comporta anche una chiamata alla risposta, quindi è un segno di predilezione ma anche una responsabilità, e sono convinto che l'Aquila tutta, il territorio che è stato colpito dal terremoto, saprà essere un eco fedele a questa presenza paterna del Papa. Sicuramente, aggiunto, chiederò al Papa di venire in visita all'Aquila e alle zone colpite dal terremoto, anche se abbiamo collegato un'eventuale visita, che sarebbe graditissima, oltre che molto attesa, al fatto che vengano avviati i lavori per la ricostruzione del Duomo, che ormai da 9 anni è nella condizione di rovina, perché la comunità vuole risorgere dopo tutte le sofferenze di questi anni. Sapendo che risorgere è un'impresa che si può condurre soltanto insieme, non al singolare, e quindi è una chiamata ad essere popolo unito nella fede, per tutti i credenti uniti nei valori umani che ci rendono davvero solidali e coesi per tutti gli uomini di buona volontà. Con questo segno credo che sapremo ancora di più essere forti come lo siamo stati nei secoli scorsi, e sapremo rinascere. È un segno forte per la nostra comunità, è un segno dei tempi, e il Papa li sa interpretare tutti, sa dare segni rivoluzionari, e questo lo è stato. È una giornata certamente faticosa, però bella e soddisfacente. Siamo contenti per l'arcivescovo Petrocchi, che oggi è eminenza. E vogliamo ringraziare il cardinale per tutto cosa ha fatto per noi all'Aquila. Per noi, come cammino del perdono, è una grande occasione, perché il nostro amato vescovo, arcivescovo nominato cardinale, veramente avrà sicuramente un appoggio da noi per poter portare avanti con grande responsabilità il fardello che il Papa gli ha dato, perché non scordiamoci che l'anello di Pietro dato al nostro cardinale è un impegno, è un peso, è un impegno per il servizio, per tutta la Chiesa. La Chiesa aquilana, ma non solo la Chiesa aquilana, tutta la Chiesa intera, e noi siamo disposti a stargli insieme, a dargli manforte, a sorreggerlo. Comunque oggi festeggiamo con gioia questo grande avvenimento insieme alla diocesi aquilana. Una bella giornata, una grande emozione, e tanti auguri al nuovo cardinale. Questo è un segno importantissimo per quanto riguarda l'Aquila, e quindi diciamo grazie all'Aquila che il cardinale Petrocchi ricostituisce un po' questo che è il tessuto sociale, quindi il tessuto urbano dell'Aquila, il tessuto delle chiese, quindi da questa grande apertura, in modo tale che si possa ricostituire la vitalità del nostro centro storico dell'Aquila. È una giornata molto importante per tutta la Chiesa, che vede arricchirsi il numero dei pastori, che presterà più da vicino la propria collaborazione al Santo Padre nel governo della Chiesa universale. Ed è una giornata molto importante anche per la nostra Chiesa dell'Aquila, che vede così rafforzarsi il suo vincolo di comunione e di amore con il successore di Pietro, e si sente anche attraverso il suo pastore nel cuore del Papa e di tutta la Chiesa, in un momento difficile, quella della ricostruzione post-sismica, che dura ormai da vari anni con tanta sofferenza e tanti strascici sia materiali sia spirituali nel cuore delle persone. È stupenda, è meravigliosa, è una cosa proprio unica per il nostro ambiente aquilano, e speriamo di incontrarci al 1° di maggio
alla cosiddetta incoronazione del cardinale, la cosa più bella al mondo. Noi aquilani, che ci protegga la Madonna, lui ha messo in giro per tutte le parrocchie la Madonna pellegrina, di modo che possa proteggerci anche dai terremoti. Mi auguro che sia così. Siamo grati al Papa, a Dio e al nostro Vescovo per ciò che ci ha regalato. Auguri al nostro Cardinale, auguri alla nostra Diocesi e ogni bene a tutti. Un'esperienza meravigliosa sia per ogni parrocchia, anche per tutta la Diocesi. E come esperienza di comunità, logicamente, che hanno assistito moltissimo, e questo per noi è indispensabile, perché dobbiamo far rivivere la nostra Aquila, che è tanto martoriata per tanti problemi, ma sicuramente riusciremo ad andare avanti anche con questo incarico così provvidenziale per l'Aquila, come la nomina del nostro arcivescovo. Auguri e tante benedizioni e tanta voglia di continuare a fare ciò che sta facendo fino ad oggi, che ha ottenuto risultati molto molto positivi, e questo per noi è veramente una gioia. Come punto di riferimento sarà sempre lui, come lo è stato sin dall'inizio. Sensazione emozionante, perché viviamo un momento bello di comunione, di collegialità, e siamo orgogliosi di Petrocchi, a cui vogliamo un mondo di bene. Auguri, Eminenza. Il cardinale Petrocchi ha infine espresso compiacimento per la vicinanza manifestatagli dagli aquilani in questo giorno importante. Sento questo attestato di vicinanza che mi incoraggia, e sono certo che insieme riusciremo a fare quello che individualmente sarebbe stato impossibile. Ma aspetto dei miracoli che la provvidenza fa sempre dove trova persone unite nel nome di Gesù.